Eder, Mac, Pallister. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, un individuo è entrato in un hotel nel centro di Como, danneggiando la porta del ristorante e tentando di rubare dalla cassa. Tuttavia, è stato interrotto da uno dei portieri dell'hotel che ha sentito un forte rumore provenire dal primo piano. Il portiere ha subito avvertito il collega di chiamare il 112. Quando l'intruso ha notato la presenza del portiere, lo ha aggredito e ha cercato di fuggire, scaraventandolo a terra. Fortunatamente, sia il collega che una volante della polizia di stato sono arrivati in tempo per bloccare il malintenzionato. Per raggiungere il ristorante, lo sconosciuto ha forzato due porte, ma è stato fermato prima di poter rubare il contenuto della cassa. Dopo i rilievi fotodattiloscopici effettuati in questura, è stato identificato come un cittadino marocchino di 24 anni, con vari alias e noto per numerosi furti in Svizzera, dove è stato anche arrestato due volte. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato in provincia di Milano. Il giovane è stato quindi arrestato per tentata rapina e denunciato a piede libero per ricettazione. Attualmente è trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, che si terrà oggi. La prefettura di polizia dell'Alta Savoia ha comunicato la triste notizia della morte di due sciatori e del ferimento di un terzo in seguito ad una valanga sul versante francese del Monte Bianco, nelle Alpi Gaie. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15:30, quando un gruppo, di 8 sciatori, si trovava in fuoripista nelle località di Saint-Gervais-les-Bains, a un'altitudine di circa 2300 metri. Le vittime sono una donna britannica di 54 anni e suo figlio di 22, che stavano sciando sotto la supervisione di un maestro in una zona fuoripista. Gli altri 5 sciatori sono riusciti a sfuggire illesi alla valanga, che si è estesa per circa 400 metri. Le ricerche hanno impegnato per quasi 5 ore una ventina di soccorritori, due squadre cinofile, un medico e due elicotteri, come ha reso noto il pubblico ministero Carlino e Buisset in una nota. È stata aperta un'indagine per omicidio colposo. Da ieri sera, 29 dicembre, le forze dell'ordine e i volontari sono impegnati nelle ricerche di Mauro Caratti, un uomo di 67 anni scomparso a Moirano, frazione di Acqui Terme. Caratti è il titolare di una farmacia nel comune di Alice Belcolle. L'uomo, residente nel comune termale, sarebbe uscito di casa per una passeggiata intorno alle 18, senza portare con sé il cellulare né documenti. Da allora, non si hanno più sue notizie. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della scomparsa, che potrebbe essere dovuta a un malore, a un incidente o a una volontà personale. I familiari, preoccupati per la sua assenza, hanno subito dato l'allarme alle autorità, che hanno avviato le operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, la protezione civile e i vigili del fuoco, che hanno perlustrato la zona circostante l'abitazione dell'uomo e le colline limitrofe. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda, sono riprese alle prime luci di oggi e si stanno utilizzando anche i droni per ritrovare l'uomo. Al momento, non si hanno ancora notizie sul suo ritrovamento. La famiglia e gli amici di Mauro Caratti si dicono disperati e chiedono a chiunque abbia informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito alla testa a causa dell'esplosione di un petardo. Ieri sera è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dalle prime indagini hanno appurato che il giovane si trovava in un locale per una festa quando, uscendo brevemente all'aperto, è stato colpito accidentalmente dal petardo lanciato da un amico. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno trovato alcune tracce ematiche. Il ferito, dopo le cure iniziali all'ospedale Riuniti di Anzio, è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. L'amico che ha fatto esplodere il petardo è stato identificato e si stanno effettuando verifiche sulla tipologia del dispositivo. La Procura della Repubblica di Velletri sarà informata sull'episodio. Una giovane vita spezzata da un'improvvisa emorragia cerebrale il giorno di Santo Stefano, mentre era in famiglia a giocare a carte. Una tragedia che ha colpito Rosa, una 14enne di Andria. I familiari, nonostante il dolore, hanno scelto di donare gli organi della ragazza, in un gesto di amore e generosità. Rosa è stata portata in ospedale in condizioni gravissime e, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno dato il loro consenso per la donazione di reni, fegato, cuore e cornee, un gesto che va oltre il lutto e dimostra un grande altruismo. Secondo quanto riferito, la giovane non aveva avuto problemi di salute in precedenza.
frequentava il liceo Carlo Troia di Andria, che le ha dedicato un post su Facebook, ricordandola come una ragazza brillante e appassionata di arte. Massimiliano Brunauri, 42 anni, originario di Filottrano, residente a Castelfidardo con la sua famiglia, ha avuto un grave malore nella serata di giovedì 28 dicembre scorso, intorno alle 19, mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e gli operatori sanitari hanno lavorato per oltre un'ora per rianimarlo, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. Purtroppo, per il giovane padre di Paride, un bambino di soli 2 anni, non c'è stato nulla da fare e i medici e gli operatori del 118 hanno dovuto constatarne il decesso. La sua tragica scomparsa ha lasciato la comunità di Filottrano, dove era nato e conosciuto, e quella di Castelfidardo, dove viveva con la moglie Emanuela, i figli e la sua famiglia, sconvolte e disperate. Una tragedia ha colpito Palermo, dove una bimba di soli 7 anni, Aurora Filiberto, è deceduta, ieri, presso l'ospedale Bucherì La Ferla. Secondo le prime informazioni, la piccola aveva da un giorno la febbre alta e sarebbe arrivata in ospedale in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile rianimarla. Le condizioni della bambina si sono aggravate rapidamente, spingendo i genitori a portarla in auto da Casteldaccia, una località dell'area metropolitana di Palermo, all'ospedale di via Messina Marin. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare per salvare la piccola, e il suo cuore aveva smesso di battere. Saranno gli esami diagnostici a fornire maggiori informazioni sulle cause del decesso, che al momento rimangono sconosciute. Il giovane agricoltore di Spirano, Filippo Bianchi, è purtroppo venuto a mancare all'età di 24 anni a causa di una malattia fulminante. Dopo essere stato ricoverato all'ospedale Bolognini di Seriate il 23 dicembre scorso, le complicazioni di una probabile infezione hanno portato alla sua prematura scomparsa il giorno successivo, la vigilia di Natale. La sua malattia era iniziata circa una settimana prima, quando Bianchi aveva cominciato a soffrire di un dolore alla schiena e aveva iniziato un trattamento. Purtroppo, la situazione è peggiorata improvvisamente fino al tragico epilogo. I suoi cari e la comunità intera sono addolorati per la perdita di un giovane tanto amato e rispettato. I funerali si sono svolti oggi, sabato 30 dicembre, alle 9:30 nella chiesa parrocchiale del suo paese, alla presenza di parenti, amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio alla sua vita. Filippo resterà per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Tragico epilogo per le ricerche di Riccardo D'Angeli, l'uomo di 41 anni scomparso a Campomaggiore. Purtroppo, il suo corpo è stato ritrovato dalle forze dell'ordine in Contrada Serra, nei pressi di un parco eolico. L'uomo, originario di Roma e residente a Brunico, era arrivato ieri con il suo camper nel paese lucano per praticare l'arrampicata sportiva, ma purtroppo non è mai più tornato. Le ricerche per trovarlo hanno visto l'impegno di carabinieri, vigili del fuoco e volontari, oltre a quello del sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Ora, sul posto anche il magistrato, per determinare le cause del decesso. Questa mattina, alle 6, è stato rinvenuto il cadavere di una donna croata di 50 anni in un appartamento in via Sannitica a Solopaca. La donna era sottoposta a misure restrittive imposte dall'autorità giudiziaria, che prevedevano l'obbligo di dimora nel comune della Valle Telesina. I vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme sono stati chiamati dai carabinieri di Cerreto Sannita, che avevano notato l'assenza della donna e avevano cercato di contattarla invano. Sono in corso gli accertamenti per determinare la causa del decesso, che verrà stabilita dal medico legale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!